Beh, loro hanno fatto da Napoli. Allora, ok, facciamo tutte e due. Allora, facciamo così, dato che le canzoni principalmente Roma e Napoli, facciamo un medley Roma e Napoli. Cominciamo da Roma, cantate solo voi. Vai, maestro, vai. E fa la vita meno amara. Alleluia. Dai, la voce a pagamento nata. Non serve a fare la serenata, ma solamente a fare in maniera. E fa un sogno a prima sera. E insieme. E... Fateci l'arco che passa voi. Bella, si trova la diversa Roma bella. Siamo ragazzi. No, allora, il signore ha detto no, io voglio l'ultima di Lady Gaga. E le ragazze vanno innamorate. E le ragazze vanno innamorate. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo servino ci ha messo. Adesso tutti gli uomini al 3 ci gridano oste. Vai, bellissimo. E le donne hostess. Ok, ci sono così. Allora, uomini, 1, 2, 3. Oste! Hostess, no, al 3, prima gli uomini. No, uomini, 1, 2, 3. Oste! Donne, 1, 2, 3. Oste! Poi facciamo porta cerandolino. Male, 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 che noi se lo meremo. Se, e poi ieri. E con il vino me, se arriva il grosso me, la tocca grosso me. Zazà, oh, scusate, grazie. Bravissimi, però il finale, da bene, zazà. Allora, dobbiamo fare questo zazà tutti insieme. Non possiamo andare via. Noi vediamo il segnale che è questo, io conterò. Portaci da bene, conterò. 1, 2, 3, 4, fino a un milione. 1, 2, 3, 4, zazà. Okay. Ci siamo, abbiamo capito? Ok, abbiamo capito. Luca Rossi, portaci da bene. Zazà. No, io lo allora non mi sono spiegato per niente. Adesso, nata di nata proprio. E va giù e spiega le canzoni ritorno su 1, 2, 3, 4, sta qua su 5, 2, 5, 5, 5. Adesso, 1, 2, 3, 4. Zazà. C'è paura. 1, 2, 3, 4. Zazà. Ha detto zazà. Zazà. Finale alla neomelodico napoletano. Mi senso vedere in un mozzo sa. Troppo questi neomelodici che sono sempre tristi. Mamma anche mia. Nei giorni più belli della loro vita. Questa allegria. Se è scusata figlia mia. Giorno felice, dai. So troppo con te. Zazà. Finale. Per il finale creiamo l'atmosfera. Sì. Abbassiamo le luci. Sì. Un pochino di più. Perfetto. Adesso ci siamo. Zazà. Evviva il mondo! Però scusate, io chiamerei questi due, per fare un omaggio alla musica italiana, facciamo? Ah, ok. Ma sì, ragazzi, Scusate, c'è sì, tutto... Siamo tutto live, scusate, tutto live. Andare un attimo a chiedere. Scusate. Allora, no, signori, facciamo un omaggio. Un omaggio. Ah, ecco, signori, amici, ritenetevi fortunati, perché adesso facciamo un omaggio alla musica italiana. Signore Tesoro!
Ho provato a fare strano. Prendo anche, c'è l'altro. Buonasera, buonasera a tutti, come va? Gli effervescenti naturali. Grazie. Edoardo, Gino, e un calorosissimo applauso per Pacifico! Un uomo, una leggenda, un mito! Guarda che bello vedere tutte le famiglie qua, il simbolo del matrimonio. Sai che la bellezza del matrimonio è tornare la sera a casa e trovare affetto, dolcezza, comprensione. Mordica sbagliare appartamento, Vicco. Senti, ho visto che fanno un sacco di belle cose, pure sì. Musica italiana, perché sì. Mi comprendo il linguaggio. Guarda, Enzo, prima stavo dicendo che fare un omaggio alla musica italiana. Omaggio facciamo, in realtà. Lo sai che io non canto, non so, però sono a sostegno della musica italiana. Che sono assisterai qui a questo momento. Allora, se possiamo creare un po' l'atmosfera. Sono canzoni belle. Lo sai che stavo leggendo prima che durante la cremazione soltanto i corpi degli uomini a volte possono scoppiare, pensa. Davvero? Sì, le donne no. Perché? Perché c'hanno il taglietto come i castagni, lo sapete? Allora, c'è addirittura che chi ha gli occhi azzurri nella testa all'acqua, pensa. Tu di che colore ce l'hai gli occhi? Marroni. Allora, questa... assaggiamo un omaggio alla musica italiana. Posso assistere? Stai qua, buono. Vabbè, senza la lettera. Oh. Posso assistere? Ok. Allora, stasera è proprio di luce. Grazie. Allora, quella lì. Sono tornato da molto quando ho appena terminato un film, caro Pacifico, con Mattioli e Casagrande. Ti stanno aspettando perché agosto Pacifico è ospite in quel bellissimo villaggio. Sono io. Da solo. Sono da solo, con la donna. Il fiscerino, Allora, facciamo. Sono molto emozionato perché chiaramente lo capisci. Wolf. Scusami, Aleando di portatore sano. Vai, quella che fa. Dimmi perché piangi. Ma dimmi che cazzo c'è dalla vita ridere! Vabbè, ma scusa, facciamo. Inutile bussare qui, non ti aprirà nessuno. Ma però la portiera? Allora, quel gufo con gli occhiali. È ridicolo! E quando il mondo dà un no-bro, ma vado uscita dalla lavatrice! Come si cambia? Ti raserò la Iola. Ma non è la Iola, è la Freddy. Sono fuori dal tunnel, ma buco c'è ritorno, no. Ci vuole un fisico bestiale per trombasse di social, Erba di casa mia. Bei tempi! Mi manchi. E addirizza sta mira, no? Questo amore camera in gas. È una colica che... Da tre parole... Ma avete rotto? No! Gli effervescenti naturali, eccoli, abbiamo giocato, scherzato sulla musicalità. Ora, grazie dell'ospitalità, sono come dire uno spot pubblicitario, colori galanti. Un frammentino di cipolla pure parmigiano. No, ragazzi, scusate. Mamma mia, come sto? Non mi sento tanto bene. No! Dicono che è influenza. Dicono che gira. E gira. E sempre qua finisce. Sono andato pure dal dottore. Questo quando mi ha visto mi ha detto come va. Io ho detto, buono, dottore, una domanda per volta. Ma no, vedi come sto? Pure mia nonna è nata dal dottore, questa ha visitata e gli ha dato 6 mesi di vita. Poi mia nonna c'aveva i soldi per pagare la visita, gli ha dato altri 6 mesi. Io sono cipolla, mi chiamo la cipolla perché se te io ti faccio piagne. A quando cazzo ti piace, ma non vedi come sto? Prima pensavo mi ha fermato una gazzella di carabinieri, mi ha detto ti è cipo, gonfia dentro sto palloncino. Gli ho detto sì, vabbè, mo boh, gonfio, ma la prossima volta andate a giocare da un'altra parte. Mamma mia, come stanno! Stamattina sono sceso da casa che erano le 6, sono entrato al bar, gli ho detto al barista che mi dai un whisketto. Questo mi ha dato il whisketto e mo so bevuto. Poi gli ho detto, buono, mi dai un altro whisketto? Questo mi ha dato il whisketto e mo so bevuto. Al quinto whisketto il barista mi guarda e mi fa, dice cibo, ma sono 6 di mattina, te sei bevuto 5 whisky, ma guarda che te fanno male, no? Mo so guardare che fa te parli te,
capita con quello che c'ho io. Dice, perché te che c'hai? C'ho solo 2 euro, chicco! Mamma mia, come sto! Ieri tornavo pure dal dentista. Sì, perché mi facevano male i denti davanti. Che poi sono quelli di dietro che vengono avanti per mangiare, no? Così mi sono svegliato, t'ho preciso, t'ho caruccio, t'ho pettinato. C'ho i capelli così secchi, ma così secchi, che i ridocchi mi vanno in giro che la boraccia. C'ho le gambe così magre che per far vedere che c'ho le ginocchia io ho dovuto far nodo. Insomma, da bravo, hai capito? Bravo! Ho aperto la porta di casa! Per terra c'era sdraiato il fagiolo, un amichetto mio che piagneva di rotto. Io ho fatto, che hai fatto fagiolo? Ma guarda me fa, sta zitta cipo. Ho speso più di 3.000 euro per rifare tutti i vetri delle finestre di casa e poi mi sono accorto che c'è una crepa sull'occhiale. Ho fatto sempre un fenomeno fagiolo. E il fagiolo è proprio il numero uno. L'ultima volta che è andato al cinema ha letto che era per i minori dei 18, si è ripresentato con 17 amici, è un fenomeno. Insomma, davvero al portone del palazzo. Non te vedo un Ferrari Station Wagon. E te vedo no, grazie al cazzo, non esiste. Di fatto era un cinquino tutto viola. Fatta un bene, questi hanno messo in roda una prugna. Così mi sono avvicinato, c'era lo sportello aperto, il motore acceso, ho preso da un boccale e me ne sono andato. C'è stato uno che mi ha corso appresso per 300 metri, taglia che gesticolava. Ah, ma io non do passaggio a nessuno, così i ladri che girano. Insomma, piano piano sono arrivato sotto al palazzo del dentista. Mi si avvicina un pischello e mi fa, ah cibo che c'è un euro per un panino. Gli ho fatto, sì, vabbè, ma prima fammi vedere il panino, chicco, leva, leva. Insomma, mi sono sintonizzato sul citofono, ho aperto le mani, mi sono guardati i diti, poi ho detto, chi è che se la sente? È partito l'indice una piotta, boom! Al citofono mi hanno risposto, settimo piano! Io ho detto, piano sì, ma che cazzo corre? Sono entrato dentro, ho guardato l'orologio, ero nei 9, capirai, c'era appuntamento alle 9:30, puntuale! Sono arrivato dal dentista all'1:10, sono stato più di 4 ore a cercare l'ascensore e non trovavo no, grazie al cazzo c'era, dai che suonavo un pulsantino rosso e mi aveva un vecchietto, io suonavo e il vecchietto me ne apriva, io risuonavo e il vecchietto me ne apriva, così mo sono guardato, lui mi ha riguardato, io l'ho riguardato, lui mi ha riguardato, ma se siamo riposati, ma io ho detto non ne manti vergogno, a 80 anni ancora sa giocare all'ascensore, questo mi guarda mi fa, ma quale ascensore, questa è casa mia, io sono il portiere, gli ho detto scusa chicco senza scarpini in tali conosciuto, mamma mia come stai? Insomma, sono arrivato al settimo piano, sembrava un'anaconda, non ci voglio manca respirare. Tant'è vero che ho bussato con la forfora. Mi ha aperto la segretaria del dentista. C'era presente Claudia Schifters? Dopo incidente col vetriolo. C'era la fascia tutta bucherellata. Gli ho fatto, chicca, ma che te sta imparando? C'è la porchetta? Gli ho detto, scusa, studio un medico. Mi guarda, mi fa lì in fondo, c'è la sala, t'aspetto. Ma che cazzo aspetti? Ma lo vedi come stai io? Tu mica ti ha portato la cicogna, un avvoltoio ti ha portato! Tu pensi che quando sei andato tu mano e tu mano hanno mandato a tutti i telegrammi di scuse e smaterializzate, no? Insomma esce fuori il dentista! Hai capito? Esce fuori il dentista! Di che segno sei? Lo scarabocchio? Di che segno sei? Ma due ragazzi ti hanno vomitato sulla sedia, chi? Esce fuori il dentista, mi fa prego se incomodi, così mi sono incomodato, fatta tutto un vedi che portone, io c'è via la residenza, di. Mi fa aprire la bocca, apre la bocca, mi fa sciacquare la bocca, mi sciacqua la bocca, mi fa riaprire la bocca, riapre la bocca, mi guarda, mi riguarda, poi mi fa dire cibo, ma non vedi che c'ho tutti i denti fragili? Ho detto grazie al cazzo, mi ha detto sciacqua la bocca, sei un fenomeno!
Infatti Gio, guarda che qui c'è un annocchio e croce, quasi 3.000 euro per i fatti. Gli ho fatto blocca da ricco, io con 3.000 euro sa quante volte me li faccio. Insomma, per tornare a casa ho usato la bici. Sì, c'ho una bici che è uno spettacolo della natura, oh. Pensate che ci ho messo 2 mesi per verniciarla. Sì, perché gli ho chiesto sempre al facciolo, amichetto mio, gli ho fatto, faccio, che pennello posso usare per pitturare la bici? E il facciolo ci ha pensato, ci ha ripensato. C'è una bella barba, Chico, se te mangi una banana se mi infirma porno, eh? Io gli ho ripensato, poi mi ha detto, ci può, usa il cinghiale. Non pagavi che bucia la culo per mettergli la testa dentro al secchio? Dai che mi è scappato per tutta casa, cinghiati e qua, non venire la bici! Insomma, sono montato sopra, andavo così piano che i lumache mi sgommavano vicino, i bagarozzi mi facevano i fari da dietro. Pensate, non mi ferma un vigile. Io mo guardo, lui mi riguarda, io lo riguardo, lui mi riguarda, io lo riguardo. Ma se siamo riposati, poi mi fa, dice Cipo, ma non ti vergogni, ma te che io? Dice, come che a 40 anni ancora va in giro con la bici che le rotelle? Mo sono guardato che ho fatto, e falli te, a 50 anni ancora va in giro col fischietto, ma che cazzo io? Grazie, e per le scelte naturali, un saluto! E tutta la famigliola Stramaccioni Garofoli Enterprise. E niente, proprio seguimento, scusate l'intrusione, vi voglio bene. Grazie! Ringraziamento alla direzione, all'animazione di Non Mi Fermo Mai, di Fatti Non Si Sono Fermati Mai, e all'ospitalità della direzione, continuiamo con gli effervescenti naturali. 1, 2, 3, 4. Sai chi ti saluta? No. No, chiedevo, volevo sapere se lo sapevo. Enzo! Enzo Salvi! Enzo! Grazie, scappato con il nome. Ragazzi, ancora applauso forte! Fatto applauso per essa, grande! Che sorpresa per tutti! Grande, grande, grande! Allora, ci siamo sì o no? Siamo caldi sì o no? Dai, dai! Allora, signori, riprendiamo subito la grande con la musica, vogliamo vedere le mani, le voci, tanto questa la sapete perché mi sento fortunato, sono un ragazzo sì. Fortunato. Yeah. E allora vai con le mani su! Adesso che sputa sempre un po' di qua. Se io potessi, è uno. Prende prima che fa. Se io potessi, scriverei. Dice, ho messo il gel al primo che mentre vuol dirla tutta. Qui non è il paradiso. All'inferno delle verità io metto con. Mani su, mani su! L'ultimo e l'altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io metto col sorriso. Ti dici cose fatte, deve riuscire a pensare, e dove c'è lo strappo non metti mano a pezza. Ti dici cose fatte, deve riuscire a pensare, e dove c'è lo strappo non metti. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Se dai come il sole, non dici no, avevi cuore impazzire. Se vai, solo noi! Dai, dai! Adesso in inglese! Adesso solo le vocali! Bravi, 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 bravi! Allora signora, perdonateci ma... Che c'è? Saluto Enzo, Enzo Salvi, un grande, grande piacere, quindi andiamo veramente con grandi ospiti questa sera. Adesso è il momento di un duetto internazionale, signori, veramente mi vengono i brividi, la pelle d'oca a tratti.
quasi qua no, quasi. Signore, un uomo e una donna, attenzione, ah, perché l'uomo è Eros Ramazzotti e la donna Cristiano Maggioglio, no, la donna è Anastasia, no, in carne ed ossa. Allora, cari amici delle palme, voglio sentire forte l'applauso per Eros Ramazzotti e Anastasia. Applauso! Ma questo è l'applauso da Sandro Giacobbe. Oh, adesso sì. Ma c'è domani sera qui, Sandro. Voglio sentire un applauso alla terza della nostra mazzola, che la segna su! Adesso sì. Adesso sì. Vado a chiamare. Purtroppo non sono potuti venire, c'è stato un problema. Ma... si è perso il bimbo. Ah, il bimbo ti sembra. Una pallina tennis. Ti sembra la pallina da tennis che è giallo. Vero? Sembra la pallina. Va bene. Allora, ah no, c'ha il. Ah, ha trovato la mamma? Meno male, va. Allora, signori, mi ramazzottizzo. Attacca Eros. Chiamo Eros. Lo sguardo sveglio, inconfondibile, di Eros, sempre più sveglio. Eccolo là, sempre peggio. Adesso no, non voglio più difendermi. Eros. Eros. Supererò dentro di me gli ostacoli. Di qua. I miei momenti più difficili. L'altro occhio, no, perché anche l'occhio. Bravo, con questo entusiasmo. Grazie. Ti arriva lei, Anastasia. Bellissimo. Come lui. The pieces in this life is crystal clear. Your voice in all the dark. È l'ombra tua, è normale, allora, c'è il faro, l'ombra che un altro me. È normale, è l'ombra, lo fa tutti. Come lo chiedo, how can you belong forever, yeah, to, yeah, to, no, perché quando sento parlare, no, perché quando canti e senza voci, no, infatti io vengo qua in vacanza sto a fine CDP e CDP io tutti gli anni vengo a Palma, signor, poi, poi quando finiscono ferie, sfambo ferie, no, signor, no. To you. Diceva, prima abbiamo fatto la canzone romana. Quanti napoletani ci sono? Da Napoli, da Napoli. Vai. Uno, due, tre. Richiesta, facciamo così. Momento di richiesta. Canzone napoletana. Vai. O sole mio. Ehi. La più facile al mondo. O sole mio. E la conosciamo. Un zappatore. O sole mio. Dai, facciamo una scena. La facciamo insieme però. Ce la senti di cantarla qui sul palco con noi? Come si chiama, signor? Angelo, la moglie? Ah, la moglie fa i sottotitoli al marito. Angelo, si chiama Angelo. Si chiama chiamo, si chiama Angelo. Si chiama... Non sente bene. Bellissimo! Allora, Angelo! Te la senti di venire? Abbiamo la spia, amore. Signori! E allora vieni! Applauso! È lui, Angelo, è lui! Ci vedi almeno? Aspetta, almeno ci vede, sì. Signori! Guarda Angelo, dal vivo sei veramente, come da lì, sei uguale. Dal vivo lei. Vive da 68 anni. Vive da 68 anni e merita un applauso. Allora, quindi sei del 68. Grazie, le immagino 68. Allora, dov'è? Angelo, dove sei andato? Allora, Angelo, pensate, non so se l'avete riconosciuto, quest'anno ha vinto Ti lascio una canzone. Ti lascio una pensione. Scherziamo. Me levi la pensione, infatti te la lascio e poi me la mangio. Signori, o solo mio. C'abbiamo il microfono. È lui sicuro che è Angelo? Sicuro? Allora, scusate, io adesso vi chiedo. Però non andare. Angelo, allora. Ha provato, pensate. Ci salta la voce. Vieni più avanti, che sennò non ti vedrò. Benissimo. Wow. Okay. Vieni più avanti! Vieni! Ok. Allora, Angelo, io non so che lavoro fa Angelo, sì, ma vi do due possibilità. Dovrei indovinare. Vabbè, dimmi all'orecchio che lavoro fa. Solo a me, eh? Cioè, aspetta, orecchio però non lo di forte, so che non ci sento.
Cosa facevi prima? Ecco. Ho capito, ma prima cosa facevi? Non sentivi tu. Ma non deve far sentire veramente. No. Ok, ecco. Due possibilità. Cioè, non me l'ha detto in realtà. Che... Vabbè, allora, signore, vi do due possibilità. No, tre. No, tre. Tre. Dai. Idraulico. No. Aspetta, lo devi dire alla fine. Aspetta, tu rispondi solo però, non dirlo, elettricista indovinare loro. Ho impiegato. Ok. Ok. Allora adesso vi chiedo, Angelo, sei tu l'impiegato? Aspetta. Sei tu? Sei tu? No, dove sei? Sei tu? Rispondi, sei tu? No. E allora no, no, mi dispiace, va bene. Comunque, Angelo, facciamo questa canzone insieme. Ozone mi... Grazie, maestro. Ozone mia. Ozone mi. Scusate, una botta di fumo. Ah. Vai. Che cos'è? Che bella cosa è una giornata di sole. L'aria serena, quasi che sta a Milano, dopo una tempesta. Quanta notte io sono sereno, che bella cosa la luna. Bravo! Bravo. 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 Sono te, a fronte a te che nascesse sola. Oh sole, oh sole mio, sanfronta te. Posso cambiare? Aspetta, aspetta, finale, aspetta. Finale. Questa è la nebbia mia. Sanfronta te. Angelo, aspetta che non ci vedo niente. Facciamo un applauso forte ad Angelo. Grazie. Allora, lui viene i CD qua, ragazzi, fuori. Ci sono i suoi CD qua fuori. Abbiamo tavolo, ci sarà i CD falsi di Angelo. Li troverete fuori. Su 10 canzoni se ne sentono 3, belle. Angelo, complimenti. No, bravo, veramente. Ma lui è il cantante. Allora, da stasera lui sarà Angelo, è l'usignolo delle palle. Guarda, grande, applauso. Meraviglioso. Una cosa seria, perché... meraviglioso davvero. Però signori, dopo ti dico meraviglioso, perché dopo tra un po' diremo questa canzone, ma quando canti mi ricordi uno dei Pooh, è vero, mi ricordi Robby, no, è vero, non è un complimento questo, no, mi ricordi Robby Facchinetti, lo sapete che adesso, vabbè, è successa una cosa, insomma, i Pooh, siamo tutti tristi perché i Pooh erano in 4. Adesso sono in 3, purtroppo. Perché quello lì col nome strano, perché loro si chiamano, erano in 4, si chiamano Dodi, Robby, Red, quello strano, Stefano. Ha detto, vado via. Quindi è diventato solo in 3 i Pooh, e c'è Robby Facchinetti. Però c'è un sostituto, spero, chi è? Winnie dei Pooh. Pensate, ma una gioia però ce l'ha avuta nonno Robby, cioè? È diventato nonno. Perché? No! Francesco Facchinetti, quello vero, porta in alto la mano! E cioè Francesco ha avuto questo bambino con Alessia Marcuzzi. Questa bimba. E poi vedendo la pancia, si pensava che Marcuzzi non andava. No, lei perché dicevo, prende l'artiglia ma non va in bagno. Invece no, era la bimba, Ma lei proprio parlava con la bimba. Sì, sì, già sì. Da quando era incinta faceva, sì. Bussava e faceva. Mi aprite l'audio con la prima Marcuzzi. Ma questa bimba, che come si chiama la piccola? Ketty. Piccola Ketty. Piccola si chiama Ketty. Mia. Mia. Sanno tutti. Voi pensate i Pooh la notte, insomma, la bimba Pooh piange. La puina. La via dei Pooh. Figlia di Pooh. La nipote di Pooh. Non riesce a dormire. Allora, sì. Da lontano sente questa piccola Ketty che piange. Piange. Non si può. Ah, piange così. Come no? Vorrei dormire, ma non si può. Allora, il nonno non è da tutti. Babbuane, vado io a cantare la ninna nanna alla mia nipotina con quella voce delicata, alla piccola Ketty. Vai nonno, canta. Va nonno Robby e coccola la nipotina, tanto piange.
Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Non si può. Sono troppe notti che ci dormo male. Non si può. Tu che piangi forte fino al mattino. Non si può. Sei la piccola del capitanoncino. Ma la vita a volte ha i suoi rudimenti. Si può. Urli e sbraiti perché tiri fuori i tuoi primi denti. È piccola, è piccola. Ma con te questo no, non si può. Io non gliela faccio più e neanche tu. La, la seconda strofa. Non si può. Ti sorprenderà che sia proprio io a cantarti ora questa ninna nanna. Dormi, dormi, lo dovrebbe fare il genio di mio figlio. Meglio di no, meglio di no. Ma se canta lui, piange pure mamma. Lei non può perché tra yogurt e questo e quello. Beh, lavora, lavora. Che poi a cacà a noi ci basta il grande fratello. Diciamolo. Ma guarda.